qua, come state? Stiamo tornando, ci abbiamo vissuto questa presentazione del libro, lo faccio vedere, vediamo un po', ormai è noto, ho visto che il Corriere della Sera davvero ha fatto una bellissima recensione, vediamo se riesco a trovare il libro, non lo trovo, brava gente, vediamo, siamo in macchina, quindi vediamo un po', se c'è il volume, oppure abbiamo solo una copia. Voi direte, padre Enzo, così è la vita, brava gente. Eccoci qua, e niente da fare, e non lo trovo. Ma avevo una copia io? Ah, forse sta dentro, sta dietro? No? Dove sta? Nella borsa? Sta nel portabagagli. Ah, sta nel portabagagli, allora niente, mannaggia, volevo far vedere la copia del... Adesso ci faccio vedere se mi mettono la recensione sul computer. La metti, Francesco? E andiamo avanti, brava gente. Intanto ascoltiamo, il libro è uscito, sta in tutte le librerie, Edizioni San Paolo, Se tornasse Gesù. Oggi è il primo giorno, si può dire il primo giorno, ed è un testo che già dicevano le Edizioni San Paolo, primo giorno, già va, poi loro sono esperti, io non lo sono tanto, ma andiamo avanti. E allora insieme ascoltiamo questa parola stasera. In quel tempo, diceva Gesù, a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile ad un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino, crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora, a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Ecco. Gesù sta parlando e sta incoraggiando le persone che lo seguivano, che cercavano segni, diciamo, quando arriverà questo regno di Dio. Molti pensavano che il regno doveva essere una conquista, no, di Roma, un debellare, un abbattere il popolo romano che opprimeva Israele, e Gesù dice guardate, no, non è questo, ma dovremmo vedere anche dei segni, no? non è dei segni. Allora, ma che cos'è questo regno di Dio di cui tu ci parli, no? Tu sei il figlio di Dio e il regno di Dio dovrebbe essere con te. E allora Gesù dice, fa l'esempio bellissimo del lievito, che cos'è in fondo un po' di lievito per chi ama fare i dolci, per chi ama mangiarli come me, no? E sa benissimo che è pochissimo il lievito che si mette in un impasto, però è proprio grazie a quel lievito che diciamo il dolce, la pasta del dolce cresce, ma così in tutte le cose. Allora io stasera invece aggiungo a questa pagina di Vangelo un esempio per noi, molto semplice, molto concreto. E io stasera mi sono commosso quando Teresa ed Angelo mi hanno portato questo dono. Eccolo qui, vedete? Lo si dà a vedere? C'è Francesco, è bellissimo, che abbraccia Gesù, Vedete? Su un mattone, su una tegola praticamente, e Gesù è una tegola, quando Gesù arriva è come una tegola in testa, ci dona il senso, ma al di là di questo non era questo quello che volevo dire, perché quando noi pensiamo alle tegole, no, pensiamo al tetto, ma pensiamo anche alla tegola in testa. Però vedete cosa ha scritto, ve riuscite a leggere? Vado a chiedere consiglio, vedete? A Cristo, e c'è Francesco che va da Gesù, vedete, lo abbraccia, no? Gli pone questa domanda, io lo trovo stupefacente. Adesso farò una mattonellina e poi troverò un benefattore bravo che ne farà stampare tante, ne farò fare tante e le regalerò, ve le donerò, brava gente, e le daremo anche agli altri, perché questa mattonellina dovrebbe ricordarci che significa
questa pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato, di Gesù che ci ha parlato, il lievito nella massa. Vogliamo essere lievito, brava gente? Sì o no? Volete essere lievito? Voglio vedere dei sì, dei sì. Intanto condividete, perché è bellissimo condividerlo, visto che l'esperienza di ieri sera è semplicemente straordinaria. Ma andando al cuore di questa pagina di Vangelo, come possiamo essere lievito noi? Gesù, come posso essere lievito io? Come possiamo essere lievito? Bene, io credo che una formula, se volete, o la forma stessa dell'essere lievito si racchiude in questa domanda. Nella misura in cui noi poniamo questa domanda al Signore: Signore, vengo a chiedere consiglio a te. Ho un problema? Ho una difficoltà? Ho una disperazione del cuore? Ho un momento di gioia? Perché vedete, noi a volte pensiamo che molti vanno dal Signore solamente quando c'è un momento di difficoltà, cioè è vero che quello è il momento limite che ci conduce inevitabilmente da Lui, e questo è bellissimo, almeno andiamo da Lui, anche quelle persone che non vanno mai in chiesa, poi vivono un momento di difficoltà e vanno lì, è buono, almeno sanno dove andare, ed è lì che si trova una risposta o le risposte. Però anche quando viviamo dei momenti di gioia, io ho visto molte persone che nel momento di gioia sbarellano completamente, non riescono ad essere saggi nelle decisioni, oppure chi ha a volte un potere molto forte perde di vista la saggezza della vita, e allora sbarella. Quanti governanti, l'abbiamo visti, no? Presi dal... narcotizzati, potremmo dire, dal potere, vanno fuori di testa, si buttano sugli stupefacenti, sulle forme della sessualità, iniziano a trattare male gli altri, e questo ci può capitare. E allora, sia nei momenti di gioia eccessiva, che tutto va benissimo, sia nei momenti difficili e sia nei momenti normali della vita quotidiana, noi dobbiamo far nostra, se vogliamo essere lievito a qualsiasi livello, da grande dirigente a semplice netturbino, da casalinga a imprenditore, da qualsiasi cosa, da mamma o da papà, da vedovo o da ammalato, insomma qualsiasi sia la nostra condizione, da prete o da frate, qualsiasi, da giovane che c'è la bella ragazza accanto, no? E che sta tutto preso nel pallone, no? Abbiamo bisogno di porci questo come essere lievito. In modo particolare questa domanda è propria del cristiano, potremmo dire che il cristianesimo ha un proprium in questa domanda, cioè di come essere testimone. E allora quella domanda che Francesco fa sua, che San Francesco fa sua, e che dice ai suoi compagni: prima di decidere qualcosa andiamo a chiedere consiglio a Gesù Cristo, e Gesù che risponde è bellissimo, perché poi Gesù risponde, c'è chi si legge una pagina di Vangelo, cosa mi suggerisce questa pagina? Ecco, questo significa essere lievito, va bene? Allora la facciamo nostra, eccola qui, la facciamo nostra, andiamo, eccola qui, vedete? Andiamo a chiedere consiglio a Cristo e cambia tutto. Io vorrei che questa immagine di Francesco con Cristo ci fosse la nostra vita lì, e che l'abbracciassimo anche noi, brava gente. Ok, allora ci siamo? Andiamo avanti? Bene, allora il libro, se tornasse Gesù, è la domanda che ci facciamo, la vogliamo approfondire. Se volete il volume, il libro, lo potete chiedere nel bookstore dell'edizione San Paolo, ma lo trovate anche su Amazon, lo trovate anche su questi grandi motori di ricerca, lo trovate anche, insomma, nelle librerie, lo potete ordinare. Vi arriva tranquillamente. Gesù, amico sincero, bravo, vedi i vostri commenti, brava gente.
andiamo avanti, Elena, Tina, Nicola, Annalisa, poi anche dalla Grecia, dagli Stati Uniti, vedo, andiamo avanti, brava gente. La grande preoccupazione nostra è davvero questa: come risolvere i problemi? Andiamo a chiedere consiglio a Cristo, facciamo nostro, questo lievito nella massa. Io qui avevo scritto che l'essenza della vita spirituale è incontrare, crescere e diventare sostegno e nutrimento. Il lievito fa questo, la scena dell'albero che diventa grande, che diventano sostegno poi anche per gli uccelli che ci possono fare il nido sopra. È bellissimo, perché l'immagine che usa Gesù poi sono le immagini della vita quotidiana di ogni giorno. È come un albero, come un senape, un granello di senape che cresce. Non ci dobbiamo preoccupare se a volte non ce la facciamo, importante è questa grande tensione di Dio nella nostra vita. E si ricomincia, perché Gesù ci fa sempre, sempre, sempre ricominciare, brava gente. Ok? Va bene allora? Andiamo avanti? Bene, adesso vado agli auguri. Oggi poi avete anche ascoltato la riflessione che abbiamo fatto. Ringrazio davvero tutti, saluto tutta la brava gente e ci vediamo domani sera, va bene? Se potete condividete, perché è una cosa bella condividere, e poi condividiamo davvero questa parola del Vangelo, va bene? Adesso vado ai saluti, eccoli qua, eccoli qua. Saluto anche Fra Loreto, che devo che arrivano delle telefonate, quindi le blocco. Bene, andiamo agli auguri allora, brava gente, mi raccomando, buonanotte brava gente, buona giornata per chi si affaccia domani, brava gente. Allora, Antonella vorrebbe gli auguri per il nipote Raffaele, che ha festeggiato ieri l'onomastico. Ogni bene Raffaele. Poi Antonio, con i figli Emanuele e Daniele, vorrebbero gli auguri per la moglie, mamma Felicita. Ogni bene, mamma Felicita, auguri, auguri. Rosaria vorrebbe gli auguri per i 57 anni di matrimonio dei genitori, Antonio e Maria. Ogni bene anche a voi, ogni bene anche a voi. Perdonateci, ma siamo in macchina e quindi eccoci qua. Rosaria vorrebbe gli auguri, questo l'abbiamo detto. Emiliano vorrebbe gli auguri per la moglie Michela, che ci segue sempre, 51 anni domani. Ogni bene, Michela, auguri, auguri a te. Poi Maria vorrebbe gli auguri di buon compleanno per la figlia Tiziana. Tiziana, tanti auguri, non mi hai detto quanti anni ha, ma ha detto la mamma non me lo dice, dice solamente che è compleanno. Vogliamo dire ogni giorno perché sei diventato il mio padre che ti fa fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia Tiziana. Avanti. Lucia vorrebbe gli auguri per i suoi 54 anni, ogni bene. Oggi 25 è il mio compleanno. Auguri allora, ricordate questo bel adagio, perché oggi festeggia il compleanno. Aiutaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Poi Maria e Giuseppe vorrebbero gli auguri per il loro 42esimo anniversario di matrimonio. Vai giù, giù ancora, ancora, ecco qui, Maddalena, abbiamo fatto anche ieri sera, mi pare, quello di 42esimo anno di matrimonio, comunque ogni bene, forti, vogliatevi bene ancora. Poi Maddalena, no, no, vai sopra, Maddalena con il marito Giuseppe e la nipotina Pasqualina vorrebbe gli auguri per i 40 anni di matrimonio dei genitori Giovanna e Domenico. Che bello, le vostre testimonianze di fedeltà, andate avanti, siete un bellissimo segno d'amore. Dario vorrebbe gli auguri per la moglie Sabrina, 46 anni oggi, insieme ai figli Matteo e Martina. Allora tutti ti fanno gli auguri, Sabrina, avanti, coraggio. Poi Santa e Francesco, gli auguri per Nicola, 36 anni. È una benedizione di San Francesco, sicuramente. Nicola, mi raccomando, facciamo i bravi. Ci siamo, vero? Eccoci qua.
e la benedizione la do a tutti voi, brava gente. San Francesco vi sostenga e vi accompagni, e per sua intercessione vi benedica il Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon cammino, brava gente. Buonanotte, brava gente. Buona giornata, brava gente. La vita è cammino.